Dimenticate il classico torneo di calcio. Dimenticate il classico torneo di calcio. Siamo a Genova, ai Giardini Luzzati, e quello che sta per cominciare è il primo torneo calcistico analitico della scuola italiana. Ogni squadra ha sia calciatori che analisti e alla fine della competizione avranno a disposizione tutti i dati con cui presentare un'analisi del loro torneo, del torneo in generale, che conterà per la vittoria finale. Voi sapete che le norme generali di tutti gli allenatori del mondo più o meno usano sempre le stesse formazioni, cioè 4-5-1 o 4-4-2. Io invece uso una cosa diversa, 5-5-5. Vedete, questo sono il tag e il radar, e indossando questo dispositivo, come stanno indossando i ragazzi di oggi per l'evento Scuola Futura, noi riusciamo a tracciare le posizioni di tutti i giocatori in campo, aree coperte, distanza percorse, le accelerazioni, le decelerazioni, tutto in tempo reale. La soccer da Tagap, i ragazzi hanno iniziato a lavorare, sono molto motivati, si stanno divertendo, sono anche molto bravi. Insieme dovremo realizzare una piccola ma interessante analisi dei dati per poter far emergere qualche caratteristica di gioco che magari non è ovvia guardando la partita. Ragazzi sono stati eccezionali e non è solo un modo di dire, nel senso che in pochissimo tempo hanno messo in piedi un'analisi abbastanza approfondita di quelle che sono state le partite di calcio, mettendo in evidenza gli aspetti positivi e negativi che hanno portato le loro rispettive squadre a vincere o a perdere in questo campionato. Hanno messo in campo non soltanto quindi un gesto atletico, ma anche analisi di dati, quindi matematica, fisica, pensiero computazionale e coding, quindi quelle che sono le cosiddette discipline STEM, ma anche tantissima creatività e capacità di analisi di questi dati. Questa scelta tiene conto di entrambe le valutazioni, quindi sia la valutazione sul campo che la valutazione analitica, e le finaliste sono la Lombardia e il Veneto. Dei dati, che è successo? Siamo stati migliori in tutto, però abbiamo perso.